Anche questo antro di perdizione per fare un recapone di tutte le letture che io ho fatto da giugno, maggio, scusate, fino a settembre. Settembre che pare essere iniziato nel migliore dei modi, nel senso che c'erano 30 gradi, a un certo punto c'è stato un abbassamento delle temperature e io ho beccato l'influenza. Devo dire che questi mesi sono stati molto impegnativi dal punto di vista delle letture, molto proficue. C'è gente che si vanterebbe di aver letto tantissimi libri, io al momento ne ho letti 80, però per me è una grandissima vergogna, perché per come non sono affari vostri. Bene, io inizierei subito, ho due reading journal. Perché questa cosa? Perché sì, perché non trovo mai un reading journal come dico io, e quindi questo c'ha delle parti che mi piacciono, quell'altro c'ha delle parti che mi piacciono, e quindi ne uso due. Allora, come vi dicevo, maggio è stato un mese molto impegnativo, impegnativo anche dal punto di vista del salone. Il salone di quest'anno è stato bello, però sinceramente i soliti problemi di organizzazione, i soliti problemi di, come si suol dire, la gente viene tanto, non ci interessa, tanto viene qui a spendere dei soldi e se se la fa addosso a noi non interessa assolutamente nulla e quindi siamo sempre lì. Il biglietto credo che sia aumentato negli anni, nonostante tutto sia aumentato. Non ci sta una sedia su cui sedersi, ma soprattutto cioè, ha gente delle mani per terra. Il Medio Verde era da un po' che non leggevo Stephen King, ho deciso di recuperarlo. Tra l'altro, ci sono ancora altri titoli che devo recuperare. Il Medio Verde è un masterpiece, masterclass, come si suol dire, dello zio Stefano. Mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto il modo in cui lo zio Stefano ha trattato la tematica. Insomma, legata al razzismo, alle carceri, a tutta una serie di problematiche. L'unica cosa che mi ha lasciato un pochettino basito è stato il finale. Diciamo che Stephen King con i finali non ci va d'accordo, non ho mai capito per quale motivo. Qua c'è un brufolo, mamma mia. Non ho mai capito perché lo zio Stefano con i finali non ci va d'accordo. Un finale che mi ha molto deluso è stato quello di Cose Preziose. Io quel finale lì non l'ho minimamente capito. Però il finale, insomma, anche quello di It, io non l'ho capito. Nonostante tutto, lo zio Stefano non vada d'accordo con i finali. Questo libro mi è piaciuto tantissimo. È un libro molto forte. Qua ci vorrebbero dei trigger warning, ma comunque, cioè, dovremmo aprire un altro capitolo che se volete lo apriremo in un altro momento. Sta di fatto, vi ho dato 5 stelle su 5. Non ci sono parole per descrivere questo libro, capolavoro. Arriviamo a Beppe Fenoglio. Beppe Fenoglio io l'ho scoperto su YouTube, uno di quegli autori che a scuola non si studia, anche qui potremmo aprire un excursus degli argomenti, di qua e di là, però vi risparmio questo grande pippone, volevo recuperare qualcosa di suo e ho recuperato una questione privata. Sinceramente questo libro a me non mi è piaciuto, gli ho dato 2,75. Allora, sostanzialmente questo parla di un partigiano che un giorno viene a scoprire che il suo interesse amoroso ci ha avuto una mezza cosa con l'amico. L'amico è in mano ai fa. Quindi lui decide di mettere da parte quella che è la resistenza, quindi la lotta contro, abbiamo capito chi, per andare a vedere se effettivamente questi due ci hanno avuto una tresca. Tutto molto bello, interessante, se non che la parte centrale l'ho trovata molto interessante perché comunque ci fa capire effettivamente come era strutturata la resistenza partigiana e tutto, per arrivare poi ad un finale che sinceramente io non l'ho capito. Mi dispiace, sinceramente, io di Fenoglio vorrei recuperare altro, però boh, ho scritto questo libro, per me non ha alcun senso. Passiamo con Hideaway, e voi mi state a dire che cos'è Hideaway? Allora, Hideaway è un libro, il secondo di una serie della Dennis Knight, scritta da Penelope Dallas, che è la regina di TikTok. Ritornata in auge con TikTok, non solo lei è ritornata in auge grazie al passaparola al passaparola di TikTok, un'altra è Colleen Hoover, ma quella è un'altra storia. Questa serie è dark romance, però sinceramente non mi sento di dire che è un dark romance, è sostanzialmente un soft dark romance, che se io penso al dark romance penso a un'altra cosa, anche qui c'è da fare un excursus sui dark romance, cosa sono, cosa non sono, che ve la risparmio. Allora, il primo non mi era piaciuto. Allora, diciamo che
ormai va questo modus operandi nelle saghe, soprattutto romance, ballad hack romance. Allora, nel primo ci vengono presentati i personaggi e il primo libro si concentra su una coppia. Quindi a trama inizio, svolgimento, fine. I secondi sono legati ai personaggi che noi vediamo nel primo. Quindi l'amico di lei, il fratello di lei, il cugino di lui, bla bla bla, e quindi le storie sono autoconclusive, però si intersecano tra di loro, che magari i personaggi del primo possono comparire nel secondo, nel terzo, eccetera, eccetera, e tu dici, ma chi è sta gente? Infatti si consiglia sempre, anche se sono autoconclusivi, di seguire l'ordine di pubblicazione, perché se no, diciamo che uno potrebbe trovare degli spoiler, delle cose, eccetera, eccetera. Il primo non mi aveva fatto Non mi aveva entusiasmato sinceramente. Corrupt, copertine veramente molto belle che richiamano a un horror, ma un horror non è. Il secondo mi è piaciuto tantissimo. Kai è un personaggio che l'ho apprezzato molto più di Michael, che sinceramente anche no. Il personaggio di Banks è un personaggio veramente molto molto forte, con del carattere. E questa è la cosa bella di Penelope Douglas, cioè lei non usa i traumi come giustificazione al fatto che questi protagonisti sono degli stro, ma te lo fa vedere anche, e quindi ti fa vedere effettivamente da che cosa deriva il trauma e tutte le varie vicissitudini. Cioè, troppo bello e troppo facile dire, vabbè, ma quello c'ha un trauma, si comporta come uno stalker. No, assolutamente. Diciamo che non è necessario farle vedere, ma se tu mi dai un background a 360 gradi, ancora meglio. Infatti ho scritto molto più bello rispetto al primo, rispetto al precedente. Mi è piaciuta la storia, i personaggi e anche le scene spicy. Allora, mo c'è stata l'ossessione dello spicy che qua di là, diciamo che Penelope Douglas non è una che la fa la missionaria. Ecco, Penelope Douglas sembra che comunque c'è da dentro. Ecco, voi immaginate la cosa più zozza nel panorama dello zozzane che ci può essere, la trovate dentro Penelope Douglas. Sto leggendo, cioè barra, l'ho accantonato il terzo perché mi stava veramente ad annoiare. Arriviamo a Daylight di Victor Diamandis, non Diamantis, non sono i diamanti, i migliori amici delle donne. I miei migliori amici sono invece i 500 euro. Allora, lui è un book influencer, è una persona che io conosco, conosciuto, siamo anche incontrati, e ha scritto il suo libro, no? Quindi è il classico libro degli influencer, no? Poi influencer, noi lo possiamo declinare da food influencer, book influencer, eccetera, eccetera. Quando io ho parlato di questo libro sui miei contenuti, le persone, anzi, una persona mi ha detto, vabbè, ma l'ha scritto lui, non l'ha scritto lui, sei un ghostwriter, bla bla bla. Sinceramente non me ne frega niente. Se l'ha scritto lui, non l'ha scritto lui, il ghostwriter. Ero molto curioso perché, siccome sul panorama romance, la maggior parte sono tutte donne, volevo capire l'approccio del romance di un ragazzo molto giovane, più giovane del sottoscritto. Forse passiamo più di 20 anni di differenza, ma dettagli. Allora, mi è piaciuto tantissimo. Non sapevo che il titolo mi richiamasse una canzone di Taylor Swift. Io rimango a Madonna e lì mi fossilizzo dopo Lady Gaga, ma Madonna è Madonna. E l'ho trovato un bel libro. Abbiamo questa protagonista dove vive in una famiglia abbastanza problematica. Un giorno decide di dire ciaone, incontra questo ragazzo e insomma poi la storia insomma si svolgerà. Mi è piaciuto molto il personaggio di lei, che non è la solita scema rincoglionita che alza gli occhi al cielo, e anche il personaggio di lui, legato poi anche a dei messaggi. Se parla di sto muro a Londra, ma non so se esiste veramente o meno, dove ovviamente la gente mette dei biglietti e qualcuno ti scrive. C'è una sorta di messaggio di gruppo di anonimi su WhatsApp. Ma io sinceramente questa cosa non so se esiste o meno, ma sta di fatto che io lo trovo un po' cringina, posso dirlo. Vabbè. Che ne so, cercasi marito, caratteristiche, ma vabbè. Mi è piaciuto molto, sinceramente. Già a metà libro avevo già previsto il finale, e la domanda che mi sono posto è: ma come un ragazzo così giovane ha scritto una storia che potrei scrivere io a 40 anni? Cioè, io pensavo che, insomma, essendo un ragazzo giovane, un po' di ottimismo, che il profumo della vita ci poteva anche stare, invece no. Peccato, cioè, nel senso, non è un peccato, non è che, cioè, uno di 20 anni deve sognare unicorni e
gli arcobaleni, però è una cosa che mi ha lasciato un pochettino così. Arriviamo alla mia dea che è Mona Ouad con Rouge. Allora, lei ha scritto tre libri che sono Tutte Bene, Bunny e Rouge. Allora, Tutte Bene non mi è piaciuto, poi ve ne parlerò. Bunny è sostanzialmente Mean Girl sotto sostanze e Rouge è ancora più folle. Allora, sostanzialmente la nostra protagonista scopre che la madre ha lasciato sta valle di lacrime e decide appunto di andare a sbrigare le faccende insomma, del tutto il funerale e soprattutto scopre perché è morta. Da qui inizierà poi tutta una serie di cose legate al weird, legate al fatto che tu dicessi ma io ho fumato qualcosa, cioè sono una persona sana di mente. Sì, effettivamente. Allora, devo dire che questo libro sostanzialmente parla delle donne, parla della pressione sociale, soprattutto per quanto riguarda la bellezza, che le donne, devono sempre essere perfette, sempre in un determinato modo e non devono invecchiare. Tra l'altro c'è una scena veramente molto molto bella che riguarda gli specchi e mi è venuto in mente, quando io l'ho ascoltato, perché l'ho ascoltato su Audible, mi è venuto in mente, Sailor Moon, Nellenia e quant'altro. Veramente molto molto suggestivo, molto molto interessante. Diciamo che Mona Ouad, non la leggi perché insomma è lineare e quindi tu cioè, leggi una storia dove insomma succedono delle cose realistiche, no? Tutto quello che ti vende Mona Ouad va bene. L'ho amato tantissimo, l'ho ascoltato su Audible, il mio secondo preferito, che il mio preferito è Bunny, quello è veramente folle, ci sono anche i conigli. Arriviamo anche qui a un autore italiano, del fantasy italiano, che è Daniele Viaroli con La Fiamma Azzurra. Allora, questo è il primo di una tetralogia, però il secondo è diviso in prima e seconda parte, quindi è una tetralogia, ma sono quattro volumi. Allora, questo è un libro che richiama molto gli anni Ottanta, richiama molto, che ne so, Ritorno al futuro o il classico sfigatello che deve salvare il mondo, no? Che si trova, situazione X e il suo contributo serve per salvare il mondo. Diciamo che è molto più complicata di così, ecco. E il caro Daniele è stato molto bravo perché non è solamente la storia del predestinato che si trova a dover salvare il multiverso, perché ha dei poteri, eccetera, eccetera. Questo è un romanzo corale, è un romanzo dove praticamente ci sono tantissimi personaggi, personaggi veramente iconici ed esilaranti, anche se io aborro questo termine, mi sono piaciuti veramente tanto, e ogni personaggio ha una propria funzione attiva all'interno della storia. Quindi non ci sono personaggi che, come si dice, non mi viene il termine, aspettate, principali e secondari, ma sono tutti personaggi principali e hanno, come vi ho detto, un ruolo attivo all'interno della storia. L'ho trovato veramente originale, scritto bene, i personaggi sono veramente molto iconici e ci sono dei riferimenti alla cultura pop che potreste cogliere solo se siete nati dagli anni 80 in poi. Veramente, veramente, veramente. Bello, c'è Star Spicing, c'è Star Enemies to Love, i personaggi sono veramente delle persone anche un po' bislacche perché all'interno di questo libro ci abbiamo veramente di tutto e ve lo consiglio assolutamente. Arriviamo alla grande scoperta. Allora, la storia di questo libro e di come io sono venuto a conoscenza di questo libro è un po' bislacca, ve la risparmio. Allora, dovete sapere che uno dei miei temi principali, oltre alla maternità, rapporto madre-figlia e il matrimonio, sono anche i rapporti di coppia. Sono delle cose che mi affascinano e le saghe familiari, quindi tutto quello che riguarda la sfida della donna legata insomma, alla maternità, al parto, il diventare madre, eccetera, eccetera, il rapporto che la donna ha con l'uomo, quindi tutte le difficoltà, le cose legate ai rapporti di coppia e le saghe familiari, quindi tutto quello che è la famiglia, diciamo così. Io questo libro ce l'avevo da anni sugli e-reader, mai letto, comprato perché me l'ha stata consegnata una persona e questa persona non ci ho più contatti, eccetera, eccetera. Un giorno mi è venuta voglia di ascoltarlo,
me ne sono innamorato, e sto parlando di Alta Fedeltà di Nick Hornby. Allora, questo è un libro che è stato scritto negli anni 80-90, ok? Ma è di una attualità disarmante, cioè tutto quello che lui tratta in questo libro che è stato scritto, insomma, un po' di anni fa, noi lo possiamo tranquillamente trasportare ai giorni di oggi. Questo libro parla di 30 anni in difficoltà, parla di rapporti molto abbastanza complicati, e che erano complicati ancora prima delle dating app, no? Perché molto spesso quando si parla dei rapporti di coppia, della fluidità dei rapporti di coppia di oggi, dice vabbè, ma le applicazioni hanno favorito. No, diciamo che hanno in qualche modo aggravato una situazione che già c'era, perché anche prima i rapporti erano complicati, perché era un'altra società, ma non vuol dire che il fatto che tu sia nato in una società dove non c'erano i social non c'avevi problemi, i problemi erano altri. Quindi abbiamo 30 anni in difficoltà, abbiamo il fatto sti due che si sono lasciati, e abbiamo anche lo scoprire, insomma, la vita dopo la rottura. E l'ho trovato un romanzo veramente, veramente fatto bene. Ma la particolarità del caro Orbi è che la storia non finisce con il volemose bene tutti di qua e di là, no? Perché comunque i due protagonisti poi hanno all'interno del libro hanno un excursus dove succederanno delle cose, eccetera, eccetera. E senza fare spoiler, l'inizio del libro non è la fine della loro storia, ma è l'inizio. Io questa cosa qui l'ho apprezzata tantissimo. Gli ho dato 5 su 5, e da quel momento in poi io ho recuperato la maggior parte dei romanzi di Nick Hornby. Arriviamo ad un romanzo che io non l'ho capito, Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe, scusate. Allora, questo libro scritto, storie ed elementi interessanti, ma non vengono sfruttate abbastanza. È tutto un vorrei ma non posso, non è brutto, ma rimane solo una pura lettura di intrattenimento quando poteva essere molto di più. Allora, sostanzialmente ci troviamo negli anni 80, la protagonista, insomma, è una donna che... Una donna, una madre cristiana, vabbè, che praticamente già sul gruppo di lettura. Un giorno arriva questo signore, che è anche abbastanza affascinante, che non si sa chi è, da dove venga, ha un alone di mistero intorno. Questo personaggio non solo verrà introdotto nel gruppo di lettura delle Desperate Housewives, ma nel momento in cui lui arriva, incominciano a succedere cose abbastanza bislacche. Quante volte ho detto bislacche? Vabbè. Quindi cosa succede? Succede che il mistero si infittisce e non si riesce effettivamente a capire chi lui sia. E come mai la suocera della protagonista dice: ah, ma io questo lo conosco, e la suocera ha tipo 90 anni? Allora, questa prima parte, insomma, del mistero, il gruppo di lettura, anche il fatto che si parla anche di suggestione. Infatti, il marito dice alla moglie: vabbè, ma ti stai a suggestionare perché tu prettamente leggi thriller all'interno del tuo gruppo di lettura, quindi ti autosuggestioni, ti immagini che succedono robe di qua e di là. Quindi c'è un po' di impressione, ecco. Quindi c'è sta lui, questo mistero del fatto che tra l'altro nessuna contea lo conosca, ecco, diciamo così. Quindi anche la paura dello straniero, la paura di chi non conosciamo e non sappiamo da dove venga. Interessante. Da metà in poi il libro diventa un po' una zozzeria, lo posso dire tranquillamente. Non mi è piaciuto. Da metà in poi sono calato, gli ho dato 3,5. Perché comunque alla fine non è brutto, però mi ha molto molto deluso. L'ho trovato veramente veramente un vorrei ma non posso. E sto vorrei ma non posso, insomma, è una roba che ad una certa è veramente veramente bruttina, perché sinceramente tu vorresti fare, però ti limito tutto lì, di qua e di là. Ma non so neanche se ve la consiglierei come romanzo di per Halloween, no. Arriviamo a Earth Bones, la nuova fatica, anzi la vecchia fatica ritornata in auge di Colin Hoover. Colin Hoover che adesso ha sbancato il botteghino con Nintendo With Us. Anche qui ci sarebbero tante cose da dire, ma ve le risparmio, o se volete commentate. Un romance che io non ho capito assolutamente, con il mezzo delle ossa. Allora, la nostra cara protagonista vive con la madre è una sciroccata, la madre fa uso delle sostanze pazzerelline,
La madre non è una madre, ecco. Tra l'altro, ci dice che non c'è sta luce, non c'è sta gas, non c'è sta spazzatura, non c'è sta televisione, non c'è sta niente praticamente. L'unica cosa che hanno è la foto di Madre Teresa di Calcutta, dove la madre inveisce contro di lei. Perché? Allora, Amade schiatta, ok? Perché insomma, aveva una dose eccessiva, Amade schiatta e facciaone. Lei, che tra l'altro c'ha un nome improponibile che mo adesso non mi ricordo, lui si chiama tipo Salmone, Salamon, Solomon, una roba, ma lei c'ha un nome veramente Brian, Brindon, vabbè. Far salto di qualità, nel senso che il padre si è risposato, c'ha tantissimi soldini e va a vivere con il padre, no? Però non dice al padre che la madre è morta e tu dici: ma per quale motivo? Non si sa. Praticamente lei incontra questo tizio che diventerà poi il suo interesse amoroso, ma è tutto talmente veloce, talmente raffazzonato che tu arrivi alla fine e dici: e quindi? È stato talmente veloce che anche la narratrice andava con un treno. Cioè, questa è una cosa assurda. Cioè, la narratrice, no? Perché l'ho ascoltato su Audible, voi potete mettere praticamente da 1,60 alla velocità 2, no? A seconda del vostro ritmo di lettura, eccetera, eccetera. Io ce l'avevo a 1,70, 1,65, ecco, cioè non era altissimo. Questa qua andava a velocità 2, cioè questa vedeva l'ora di finista sta robaccia perché io non ce la facevo più poraccia. Tra l'altro lei aveva letto anche Reminders of Him, altra sozzata, ma vabbè. Allora, praticamente questo libro dà tanti interrogativi. Allora, innanzitutto perché questa viveva in un contesto di povertà quando il padre aveva un sacco di soldi. Perché? Poteva dargli alimenti? Poteva dare niente? Vabbè. Poi, il loro rapporto veramente ridicolo, tra l'altro c'è questa vena crime, l'ha buttata totalmente lì, cioè senza senso, buttata lì così. Il finale, boh, cioè secondo me lei doveva scrivere un libro, no? Siccome, boh, che cavolo ne so, nell'anno del signore X le hanno detto, vabbè, visto che tu hai fatto il botto, scrivi sto libro, no? Oppure lei la mattina si è svegliata, c'aveva una storta, non sapeva che fa, si è messa a scrivere sto libro, uno dei peggiori. Ora, non è che Colleen Hoover scrive capolavori, ok? Però diciamo che c'è un grado di dal più peggio al meno peggio, ok? Cioè, la scala va lì, no? Lo so che si dice più peggio, meno peggio, non si dice, però diciamo che insomma, possiamo andare sempre in basso, ma in alto, no? Con i romanzi della Hoover. Quindi lei ha scritto dei romanzi che secondo me sono interessanti, che non sono dei capolavori, questa è stata veramente una zozzeria. Lei si poteva tranquillamente concentrare sul rapporto tra i due, su lei questo Salomon, come cavolo si chiama, poteva essere un romance basico come tanti, che poteva piacere, non che poteva piacere, però almeno aveva un senso, perché questo libro un senso non c'è. E ritorniamo a Nick Corby, proprio come te, un romanzo bellissimo, un romanzo che parla della Brexit, parla delle difficoltà della Brexit, ma della storia che, se vogliamo essere precisi, è un age gap, ovvero uno dei due è più grande dell'altro. Allora, lei ha 40 anni, si chiama Lucy, credo. A 40 anni c'ha due figli. Il marito non è una bella persona e lei è molto intelligente, mentre gli ha detto: senti, sai che non va, c'è tesoro, ciaone, io qui a farti da assistente sociale o badante, no. Quindi, in questo contesto dove c'ha questi due figli e insomma non vuole più mettersi in gioco, l'amore non lo fa più per lei, l'amore no, non mi interessa, è un po' frenata di qua e di là. Lui, che non mi ricordo come si chiama, mannaggia a me, forse Joseph si dovrebbe chiamare così, è uno che sbanca il lunario, fa 3.000 lavori e loro si incontrano niente po' di meno che in una pescheria. Si incontrano in questa pescheria. Lui va a fare il babysitter dei figli di lei e si innamorano. Però non è un rapporto basato sullo zucchero, cioè non è zuccheroso, non è un libro che tu leggi per la coppia che lui dice ti amo, di qua di là. Ci sono delle
problematiche di mezzo. La problematica è che innanzitutto lui è nero e quindi questo c'ha un peso. Peso non per lei, che non gliene frega niente, ma per una serie di vicissitudini. Il marito che un po' sta sempre in mezzo alle scatole, la madre di lui che sinceramente non accetta questa cosa, e la Brexit. Quindi anche qui Orbi dà tantissime sfumature a quella che è la coppia, parla anche di politica molto velatamente senza mai prendere posizioni. E ho trovato veramente un rapporto molto maturo, ho trovato veramente un rapporto molto realistico delle due persone. Cioè, questo ci fa capire che i rapporti non sono sempre hai visto felici e contenti, no? Perché questi due si incontrano, però poi le difficoltà che incontrano sono tante, a partire dall'età, a partire dai figli, a partire da tantissime cose, e lì c'è sta la volontà di dire le affrontiamo insieme o è meglio che chiudiamo qui tutto. E io l'ho trovato veramente un romanzo illuminante, è bellissimo. Io ve lo stra mega consiglio perché è veramente un romanzo che fa riflettere. Io l'ho divorato tipo in pochissimo tempo perché l'ho iniziato il 24 e l'ho finito il 27 e stiamo parlando di 363 pagine, quindi quasi 400 pagine, l'ho amato. Orbi è diventato quest'anno il mio autore prefe. Nella prossima puntata inizieremo con About a Boy, un altro romanzo del caro Nick Orbi, perché ormai ci sto un fissa, devo recuperare anche, cioè ne devo recuperare altri. Però devo dire che il film lo conosco, non l'ho mai visto perché Hugh Grant mi sta particolarmente antipatico. Bene, questo è quanto. Questo era il mese di maggio. Siccome il tempo è quello che è, accorpiamo poi giugno e luglio. Bene, io vi saluto di tutti i social, potete trovare anche su Wattpad. E niente, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima.